a tutti, sono Luisa Occhionero, proprietaria e cuoca del ristorante Lusella nella grande Lutterstrasse 9 a Mannheim in Germania e sono qui per invitarvi a cucinare insieme a me. Sono felicissima di invitarvi, quindi seguitemi in cucina e iniziamo a preparare qualcosa di semplice ma molto buono. A presto, nella cucina, ciao! Salve! Oggi prepariamo delle polpette con della carne di manzo. Delle polpette semplici, soprattutto le andremo a preparare in un modo anche leggero, perché non le friggeremo in olio ma le prepareremo nel forno. Allora, prima di tutto vado a mettere in una ciotola ovviamente la carne tritata, vado a pelare e a tagliare un po' di cipolla che metterò a bagno e nel latte. In questo modo, in pratica, smorzerò un po' quel sapore molto molto piccante, molto forte della cipolla, lo andrò a rendere un po' più dolce, più elegante, e quindi risulterà meno compatto nella polpettina. Vado a mettere ora queste cipolle quindi nel latte e le lascerò nel latte per circa una mezz'oretta. Nel frattempo poi andrò a preparare il resto della ricetta. Quindi cipolle tagliuzzate piccole o tritate piccole di 2-3 mm in acqua, nel latte. Nel frattempo vado quindi a completare la ricetta, mi serve un po' di aglio, vado a preparare quest'aglio, a tritarlo molto molto sottile, molto piccolo, e andrò ad aggiungerlo nella nostra carne tritata. Ovviamente per questa ricetta potete anche decidere di usare della carne di agnello tritata, oppure della carne di vitello, o semplicemente della carne di maiale, a voi la scelta. Io preferisco sempre un po' di carne di vitello, però ogni tanto mi piace anche prepararla con della carne di agnello. Quindi vado ad aggiungere l'aglio nel nostro tritato. Poi ho bisogno di prezzemolo, in questo caso del prezzemolo crespo, non prezzemolo piatto, e vado a tagliuzzarlo molto piccolo. Devo dire che il prezzemolo è una cosa facoltativa, c'è chi lo mette, chi non lo mette. Io adoro il prezzemolo, per cui vado ad usare nelle mie polpettine anche il prezzemolo, che però vado a tagliuzzare in modo molto molto sottile. Quindi un po' di pazienza per questo passaggio, potete vedere. Poi, essendo comunque anche prezzemolo crespo, si riesce a fare molto bene, molto piccolo. Ha un sapore un po' diverso dal prezzemolo, dal solito prezzemolo, come potete vedere. È importante anche come lavorate con il coltello, perché chi non ha dimestichezza, guardate che io non taglio con la parte, diciamo, davanti del coltello, ma vado a usare più la parte inferiore del coltello. Non lo muovo molto, ma vado solo a dare degli intacchi diretti. Il coltello mi rimane sempre quasi attaccato al tagliere. Se riuscite a provare questa tecnica, riuscirete a tritare velocemente tanti ingredienti. Vedete come faccio con la mano? Io non lo sposto molto il coltello. Provate anche a casa a fare questo lavoro, perché è un lavoro che ha bisogno solo di un po' di tecnica e un po' di pratica, ma non è molto difficile. Un po' di pazienza le prime volte e poi riuscite a tritare con facilità il tutto. Vedete com'è bello piccolo il prezzemolo? Ok, poi andiamo ad aggiungere in ogni caso anche del parmigiano grattugiato, o se preferite anche del pecorino. In questo caso io ci aggiungo del parmigiano, e mi piace usare, diciamo, un tipo di macinatura abbastanza sottile, anche in questo caso fine. Nel frattempo vedete che le nostre cipolle sono comunque sempre ancora nel latte, quindi avevo detto le cipolle per circa un 30 minuti in latte. Andiamo ad aggiungere anche del pepe e ovviamente anche del sale.
E ora arriviamo alle nostre cipolle. Cosa facciamo ora con le nostre cipolle? Andiamo a togliere le nostre cipolle dal latte. Quindi abbiamo separato cipolle e latte. Nel latte ci andiamo a mettere del pane che useremo poi per le nostre polpettine. Tagliamo il pane in modo molto in cubetti piccoli, andiamo a metterlo in una ciotola e aggiungiamoci questo latte in cui precedentemente abbiamo messo, diciamo, a marinare le nostre cipolle, e lasciamo qui fin quando un po' si ammorbidisce. Le cipolle le abbiamo leggermente soffritte in olio, leggermente, e le andiamo ad aggiungere al nostro impasto di polpettine. Vedete molto bene? Abbiamo aggiunto ovviamente anche il pane che avevamo messo ad ammollo e abbiamo poi strizzato bene con le mani. Cerchiamo di rendere compatto il nostro impasto di polpettine. Vedete, deve essere bello morbido, compatto. Comunque, dopo averlo mescolato, quindi aggiungo tutti gli ingredienti, lasciamo l'impasto un po' per una mezz'ora a creare quella compattezza che ha bisogno per poi dopo formare delle polpettine. Quindi una mezz'oretta lasciamo l'impasto così. Dopo la mezz'ora, ecco, vedete che l'impasto risulta un po' diverso a prima. Iniziamo a formare le nostre polpettine. Come vi ho detto, facciamo una versione leggera delle polpettine, sì, perché non andremo a soffriggere le polpettine. Ovviamente sono molto più buone se andiamo a soffriggere. Invece ci prepariamo il forno a una temperatura di 170 gradi. E andremo a mettere le nostre polpettine dopo averle formate. Se avete difficoltà a formarle, preparatevi un recipiente con dell'acqua fredda e potete immergere le vostre mani ogni tanto nell'acqua. Comunque l'impasto è perfetto perché dopo questa mezz'ora si è compattato bene, quindi abbiamo preparato le nostre polpettine, vedete, che andiamo ad appoggiare in ogni caso ora in una teglia, può essere una teglia di metallo, una teglia di alluminio, una teglia di vetro. In questo caso io scelgo una teglia di vetro in cui non ho neanche dato dell'olio o del burro, quindi la nostra teglia è priva di grassi. Voglio rendere questa ricetta il più leggero possibile. Ora vado a mettere la nostra teglia a 170 gradi con una temperatura sopra sotto e un po' di ventilazione, e la lascio in pratica dentro per una ventina di minuti o almeno il tempo necessario che si è creato una crosticina intorno alle nostre polpette. E dopo aver fatto questo passaggio vado a lasciare le polpette nel nostro sugo di pomodoro. La ricetta del sugo di pomodoro lo potete trovare seguendo il nostro link che abbiamo preparato in un video precedente, e oppure se non avete voglia di servire le polpettine nel sugo di pomodoro, potete tranquillamente servire le nostre polpettine con un paio di patate come accompagnamento, semplicemente con un'insalatina. Insomma, lascio a voi la scelta. Noi abbiamo deciso di fare queste polpettine nel sugo di pomodoro. Andiamo ad aggiungerci un po' di acqua per rendere il nostro sugo un po' più diciamo non molto denso, perché poi adesso andremo a dare una cottura più o meno di circa 30 minuti fino a 40 minuti. Vogliamo che il nostro sugo abbia poi il sapore delle polpettine e che le nostre polpettine si siano poi ammorbidite nel nostro sugo. Vedete, le polpettine sono perfette, adesso andiamo a cucinarle.
Una volta trascorso i nostri 30-40 minuti, ecco, le nostre polpettine sono perfette, andiamo a servirle semplicemente o con degli gnocchi, con della pasta, con degli spaghetti, come volete, e vi auguro buon appetito! Beh, vi è piaciuta la ricetta? Se vi è piaciuta, non mi resta che augurarvi di vedervi la prossima volta. A presto!